rapporto diciamo sessuale. In questo caso diciamo, queste ingiurie volgari, accompagnate addirittura da fotomontaggi che la ritraevano in pose scandalose, diciamo che per i nostri cuori e i nostri occhi non ha fatto altro che far risaltare ancora di più questa magnifica figura, e direi che è a lei che ci richiamiamo in questi momenti, perché noi vorremmo che lei dall'aldilà ci infondesse un po' del suo coraggio, della sua determinazione, del suo amore per il popolo. Perché guardate che non possiamo andare avanti se non cominciamo ad amare veramente il popolo meridionale. Non possiamo assumere atteggiamenti snobistici, attribuire le cause del degrado del sud al fatto che noi non siamo abbastanza scandinavi, non siamo abbastanza olandesi, non siamo abbastanza nordici. Noi dobbiamo capire che le cause del degrado del sud risiedono proprio purtroppo nel vento del nord, che ha portato dalle nostre parti soltanto devastazione. È solo nel riscoprirci napoletani e meridionali che noi potremo, ripeto, trovare la nostra speranza per il futuro. Io penso per esempio allo Stato canadese del Quebec, che nelle targhe automobilistiche ha la scritta «Je me souviens», io mi ricordo. Allora, noi dobbiamo ricordare. L'uomo del Sud è come un traumatizzato che per il colpo subito ha dimenticato chi è. Noi dobbiamo piano piano, tassello dopo tassello, ricostruire la nostra identità, perché una volta che lo avremo fatto scopriremo che non solo non ce ne dobbiamo vergognare, ma dobbiamo esserne orgogliosi di fronte al mondo intero. Ecco, questa è stata forse la parte peggiore della venuta dei piemontesi nel Regno delle Due Sicilie, no? Questo voler cancellare la memoria di un intero popolo. Forse è stata una Shoah anche per i meridionalisti, qualcuno ha osato dire, perché il proibire e il condannare a morte chiunque fosse stato trovato in possesso di monete, bandiere o abiti che potevano far risalire all'esercito borbonico è veramente un voler cancellare tutto, qualsiasi tradizione, qualsiasi segno di appartenenza. Sì, perché noi dobbiamo dire questo, si dice spesso che il popolo meridionale ha subito, la storia del popolo meridionale è una storia di dominazioni straniere. Quando si dice questo si dice una cosa che va molto bene chiarita, perché a parte che il Napoli, dopo la caduta dell'Impero Romano, è stato per sei secoli ducato bizantino sostanzialmente indipendente, quindi ha condotto sei secoli di vita indipendente. Poi ci sono state le varie dinastie che si sono succedute, Normanni, Svevi, Angioini e via dicendo, ma quando questi sovrani venivano a Napoli, lo facevano rispettando le prerogative del popolo napoletano e orgogliosi di ciò, e molto presto praticamente diventavano essi stessi napoletani e si sentivano di rappresentare le esigenze del sud. L'unica dinastia che si è appropriata delle nostre terre respingendo la cultura dei popoli che occupava è stata la dinastia Sabauda. Inviavano dei prefetti da Torino a governare terre di cui non sapevano nulla e che anche anzi disprezzavano. Mandavano presunti scienziati al seguito delle truppe che sterminavano i nostri popoli e distruggevano e mettevano a ferro a fuoco i paesi. A seguito di queste truppe c'era spesso il presunto scienziato che, armato di compasso, applicando le teorie lombrosiane, valutava i crani dei contadini meridionali per stabilire che erano intrinsecamente votati alla delinquenza. È allora che è sorto e ha trovato addirittura un avallo scientifico, pseudoscientifico, la teoria dell'inferiorità razziale dei meridionali. Una teoria che ancora oggi è presente, perché quando vediamo Giorgio Bocca o altri giornalisti che sproloquiano, sentenziano su Napoli senza conoscere la realtà e partendo da un pregiudizio di tipo etnico, la disgrazia di nascere a Napoli, chi è nato a Napoli non può avere mente libera per ragionare secondo logica, e praticamente l'unica speranza per il meridionale è diventare diverso da quello che è. Il meridionale non merita nemmeno che si approfondisca, che si studi approfonditamente la sua storia, perché la sua storia è tutta da rottamare.
Giorgio Bocca cita episodi totalmente inventati che dimostrano che lui a Napoli, se c'è stato, sicuramente molte cose non le ha assolutamente verificate, quando parla di Scippi avvenuto in tangenziale, quando dice che Bassolino è originario di Avellino, quando si inventa una strage di 4 carabinieri nel quartiere di Scampia di cui nessun napoletano ha cognizione. Allora questa, io dico, a parte le opinioni, perché ognuno è libero di dire quello che vuole, ma questa è mancanza di rispetto, cioè parlare male di Napoli oggi è come sparare sulla Croce Rossa. Chiunque si accredita verso l'opinione pubblica e i mass media parlando male di Napoli. Si crea uno schieramento trasversale, bipartisan, tutti vengono sdoganati e ben accolti quando lo parlano male di Napoli. Noi napoletani dobbiamo reagire pacificamente con gli argomenti, con la forza degli argomenti a questa aggressione, per far capire che queste persone non hanno capito, non vogliono capire e vogliono continuare a mortificarci. Noi invece dobbiamo reagire con lo studio, con l'approfondimento, tenendo alta la bandiera della nostra dignità.